Molto bene. Allora, questa sera siamo qui con Francesco che è appena ritornato dalle preselezioni di sabato e domenica scorsi per i campionati europei italiani. Allora, Francesco, raccontaci un po' com'è andata e i tuoi risultati. Si sono svolte Civita Vecchia, presso il centro di preparazione olimpica. Eravamo in 9 tiratori e la maggior parte dei gruppi sportivi, poi c'era il solito Vigilio Fight e Garnera di Alessandria, però credo che spari con una sezione ligure che non ricordo. Come sono andati? Personalmente sono andati molto bene. Il primo giorno ho fatto 5,84 e il secondo 5,80. Ho avuto un po' di problemi tecnici, potevo fare almeno 2-3 punti in più in ogni prova. È un po' il mirino che, diciamo, che toccava l'attacco a sinistra, quindi ho un po' di problemi sul centraggio dell'arma. Però sono contento perché sono riuscito a convivere con questo problema e sono portato a casa 2 buone prove. Secondo si è classificato Mauro Badaracchi con 5,81-5,81, anche lui ha fatto 2 belle gare, soprattutto la prima dove negli ultimi 30 colpi nella prima gara ha perso 4 punti, finendo con il 98-99-99. Terzo ottimo Luca Tesconi, 5,80-5,79, finendo male il secondo giorno con una serie da 94. Quarto Vigilio Fight che non molla e quinto Giuseppe Giordano del gruppo sportivo Esercito a 1 punto solo da Vigilio. Quinto Roberto di Donna, anche lui a 2 punti da Vigilio e così via. È stata una prova abbastanza impegnativa perché di questi 9, i primi 4 parteciperanno alla gara di Monaco a fine di gennaio, poi anche lì faremo 2 prove e i primi 3 italiani, chiaramente, i primi 3 parteciperanno, faranno parte della squadra italiana ai prossimi campionati europei che si svolgeranno a Praga verso la fine di febbraio. Quindi diciamo che non contava tanto vincerle, ma contava entrare tra i primi 4 e conterà entrare tra i primi 3, però. Arrivare primo, insomma, confermarsi è sempre una buona cosa. Vabbè, allora, è stata una preselezione di aria compressa naturalmente. Ci sono stati anche quelli di carabina, i tuoi colleghi di carabina? No, loro tireranno il 9 di gennaio insieme alla pistola d'oro. No, vabbè, che dovrebbe andare anche la caterina nostra, no? Sì. Ah, bene, chissà che si rimetta un po', che faccia bene. Beh, allora, diciamo, ti senti bene, sei pronto per Monaco e dopo speriamo anche per Praga. Sì, Speriamo per il momento sì, bene. ci saranno queste feste, vedremo di non fare tanto.